con la Tele CC o International di Roccella Ionica, una nuova televisione aperta da poco tempo. Abbiamo qua vicino, qui al mio fianco, un noto esponente della Roccella Bene, il signor Umberto Scali. Not Grazie, 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 grazie. Parli al microfono perché. Ma gliel'hai detto che oggi hanno fatto linea verde? Questa è linea LIP, signori. Sì, il nostro programma si chiama Linea Lippi e appunto per questo stiamo cercando di intervistare Chi la fa? questo Mandatelo in camera, cavolo. ragazzo, Scali Umberto, che sappiamo lui gestisce buona parte dei lippi del torrente Zirgone di Roccella Ionica. Ci vuoi parlare di questi lippi, Umberto? Grazie, 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 grazie. Cosa vuol dire grazie? Spiegami che ti dico, no? Come, cosa Ma vuol che dire? Ti cosa? ho chiesto se ci vuoi parlare di questi lippi. E io ti ho detto di sì. E io ti ho detto di sì. E ti ho detto grazie, grazie, grazie. Adesso tu devi domandare. Ecco, vogliamo sapere questi lippi che si trovano dove tu lavori praticamente, nel tuo luogo di lavoro, vero o no? Scusate un po' di catarro. Sappiamo anche che tu, oltre ad essere un notissimo meccanico preparato sui motori diesel e a scoppio, sappiamo anche che sei un bravissimo imitatore. Ci vuoi fare qualche imitazione, uno dei tuoi pezzi forti, i tuoi cavalli di battaglia? Grazie, grazie, grazie. Grazie. Ci vuoi imitare un noto esponente della politica calabrese e anche italiana, Ilario Costa? Ah, giusto, giusto per amicizia, non è che giusto per amicizia. Se pozzo e valo, valo e pozzo. Per amicizia. Buonasera signori, siamo sempre per la Tele CCO International. Vediamo che qui di fronte al Bar Jolly ci sono i ragazzi del Bar Jolly. Voi sapete una nota canzone di Vasco Rossi che dice ci troveremo tutti quanti al Roxy Bar, invece qua ci troveremo tutti quanti al Jolly Bar. Qui c'è uno dei ragazzi più famosi del Bar Jolly, Vittorio. Vittorio, dici qualche cosa di questo incontro questa sera per la Tele CCO. Utente va a casa che non sa ci Tele CCO. Che risposte sono queste? Ci dia una qualcosa, ci dica qualcosa del Bar Jolly. Cammina, va, attendi. Ci parli del Bar Jolly, questo barista nuovo con due orecchini. Com'è questo barista nuovo? Utente va a casa, c'è il bar nuovo e il bar vecchio. E adesso andiamo ad intervistare un altro esponente. Cameraman, per favore, seguimi con la camera perché se no non riesco ad arrivare con il microfono. Andiamo ad intervistare un altro esponente che si sta mangiando la pizza, Vincenzo Cordì. Qualcosa su questo nuovo barista? Alias, dai, dai, un'intervista. Mentre si sta mangiando la pizza qua al Roxy Bar di Roccella. Qualcosa, signor Cordì? Vado, attendi. Com'è la pizza? Almeno ci dica com'è la pizza. Ma questa pizza chi la paga? O signori. Comignoli. Gentlemen, fate prendere un po' di aria e di respiro. Andiamo come Dammi via. Cosa stai girando? Allora, continuiamo con la nostra intervista sempre al Jolly Bar di Roccella Ionica. Un'intervista a Domenico Muriale che si sta bevendo la birra. Qualcosa? Salute. Dice di questa tonnellata di tritolo che è stata messa a Palermo. Che era ricotta. Non so fare. Mi andava cosa? Oh, al telefono di punta, non abbiamo intervisti. Come la paga il signore? Se il signor Curdì, lei la prende Tele CCO? Bravo, attende. Ma se doveva pagarla questa pizza, se l'avrebbe mangiata? La pagavo tu, forse me. E che significa la pagavo io? Chi la paga questa? Chi l'ha portata questa pizza? Ma come una volta lui dice che non ci mandi dopo. Ah, grammatica! Mi ha detto che c'era una giornata sana. E lui dice che era il testimonianza.
Venite di qua, signore. Andiamo ad intervistare. Sta ripigliando? Stiamo riprendendo il signor Vittorio Covello mentre si sta mangiando la pizza al Jolly Bar insieme a tutti gli amici del Roxy Bar di Mimmo. Zio Mammo, mi correggono, il domico Muriale mi corregge che stavo sbagliando l'espressione. Ora, intervistiamo di nuovo Scalumberto. Vogliamo un'altra imitazione? Uno dei suoi testi forti. Che vuoi? Del carabiniere Franco. A cosa? Capitano Fuoco! Attento alle prese! Tu ti ricordi quando tia che teniamo un microfono e ti disse Flamma, ama, sento! No! Dopo un morso! Oh, Flamma, ama, sento! Oh, catamareta, bravo, signori! Ah! Oh, catamareta! Piglia in ciaci! Cazzo giusto! Dillo! Oh, dici! E ti vedo un pugno veloce, se non esci tu me lo stesso! Dillo, mio Dio! Chi è tu? Pa! E lui c'ho la solita! Allora, Umberto, uno dei suoi pezzi più forti del suo repertorio. Abbiamo i nostri microfoni, Stefano D'Orazio dei Pooh. Ho saputo che state facendo un nuovo album, come si chiama, quante canzoni ci sono, che tipo di canzoni? Qua non vogliamo album, qua vogliamo fare una tavola rotonda. Bert. Allora, tiriamo fuori un argomento. Parliamo del comune di Roccella. Il nostro relatore, Scalumberto. Prego. L'introduzione, comincia con l'introduzione. Cazzo, pare che parlavo ieri. Dunque. Noi vogliamo solamente fare una cosa, sono le 12, no, le 11 e mezzo, siccome ancora abbiamo un'altra mezz'oretta a nostra disposizione, già che domani è lunedì e dobbiamo andare tutti a lavorare. Adesso qualcuno si vuole esporre presentando ognuno una sua canzone. Il signor Vittorio qui di fronte a noi vuole cantare Ciao Ciao Bambina! Ciao bambina, ti saluto, buonanotte. Domani è lunedì e ti vengo a culo. E metti tutto dove vai? E vuoi? E così c'è un barro. Salute. Domico. Oh, sento. Ecco. Andiamo a televisione. Allora parliamo con il presidente del comitato festa, Natale Zirgone. Vediamo cosa ci propone quest'anno. Zirgone, ancora da un budone, andiamo un anno. Da un budone. Non è cristiano, che un budone andiamo a caccia. Chi sarà una protesta? Che è stato un petirro, già. Qui noi abbiamo, ecco, adesso la voltiamo tipo Samarcanda. Qui noi abbiamo gente che si rivolge a noi per contestare queste cose. Abbiamo fatto Natale a Zirgone, ecco dove sono i bidoni. Ecco, qualcuno protesta, qualcuno ci sbatte pure. Ah? Ecco, lì la baracca. La baracca oggi in bordo. Chi io andavo a caccia, già che io bidoni? E per chi non ti alza lo caccia? No, un caccio come si. No, io non ho il cazzo caccio. Ma cosa vogliamo mangiare un po' qua? Cancello! Però potremmo dire che... Potremmo dire che ognuno di noi possiamo fare tanti sforzi. Uno mette la lapa, l'altro mette la miscela. Vediamo uno dei capibanda di Natale Zirgone. Lei ha messo la baracca, perché non la toglie? Ma non sogno io. Sei stato tu quest'anno. La baracca l'hai messa, perché non l'hai tolta? Non sogno io. Cazzi, primo piano, guarda qua! Te vedi ammucciando tu! Spagna, ti vergogni di pigliare la televisione della Roccella? Veramente l'uomo della Roccella vale una pena!
Io mi andavo tutto che vai. Vai per te! Niente, ma appoggia davanti. Dici qualcosa, non dici niente. Parli in italiano, però non ci parli. Andiamo, c'è da fare mentre mi stavo a Berto. Andiamo. Berto, diciamo una cosa, io qui sono come un po'. Si avvicini che dobbiamo parlare di cose serie. Prego, prego, grazie, grazie. Ho saputo che ultimamente il rione Zirgone non va tanto. È vero che... Ma lamentele ci sono state sempre. Cosa cambiereste? Cosa cambiereste in questo rione? Niente. Niente. Ecco, lei che dice che cambierebbe le persone? A chi cambierebbe? A tutti, non serve noi. È l'unico che balla si tocca. Lei è di questa opinione? No. Perché se cambiano le persone non c'è più Zirgone. Lei non dice niente. E che devo dire? Cosa cambierebbe a Zirgone? Il battaglio quello. Questo è un sondaggio. Lei che cambierebbe a Zirgone? A te. Lei che cambierebbe a Vittorio? E lei? Vittorio. E lei chi cambierebbe? Il titolare del bar. E lei chi cambierebbe? Voglio lo scefeo. Allora mi rendete conto, se cangiamo a Vittorio, sto cazzo io sono meno curato, a Marina come hanno si investono cazzo. Allora, un'altra domandina per sondare l'ambiente. Cosa cambierebbe nel bar lei? Il cane. A Bob come chiama? Ma era soltanto o aiumato? No, è tomato. È stato aiumato. Ok, passiamo al signor Paceca. Orto. Buonasera signori, trasmettiamo dall'Uccella Ionica, provincia di Reggio Calabria, regione contrade sparse. Qui siamo qui riuniti stasera perché... Se cade so rompe il culo. Siamo stasera qui riuniti perché vi vogliamo esporre i problemi dei lavoratori roccellesi. Qui c'è un nostro paesano. Mi scusi, con il cameraman. Sì, che i ragazzi della cooperativa, loro sono i lavoratori. Capito. Loro, cioè, lei può fare nome e cognome, lei ci può sapere. Loro, come cazzo si chiama io? Pacicca Gattano. Ok, chi è Pacicca Gattano? Pacicca mi sembra che lei, Gattano è lei. Ecco, signor Pacicca, vuole dirci qualcosa in merito? Ma in merito a chi in me? Non puoi parlare dei canarini, se no... Prego, vai. Non seguire in me. Parli da lontano, se no lo sputa tutto. Dammi cazzo il caloma. Non seguire in me. Avanti, vai. Sì, non seguire in me. È un sogno della cooperativa. Insomma, qui tra di voi chi è della cooperativa? Chi fa parte della cooperativa? Il cameraman, ecco. E siccome c'è un problema tecnico. Quando cantava. Bella. Oh Madonna beata, il cil ci ha dato. Oh Madonna beata. Viva Gesù! Viva Gesù! Vino dice che ci è successo a Nerredo, quando io cantavo a circolo. Ciao, ciao, bombina! E se ne va ciao! E dice che quello che ti aveva, io ho conosciuto di molto, stavo onesto. E sto cazzo è quanto costa? Ma facciamo un western! Vai. Allora, vuole fare esibire l'imitazione della signora Nicolina d'Arcangelo? No, chi sta nato? Chi sta la signora Fresca? Ah. Dunque. Da barrio mesti chi sto cana sopa. Si può basso cano siti. Mi pare che avici mio mi enti a ca. Aspettate che mo vedimo. Si può basso cano siti.